che prendono bonus milionari, dirigenti strapagati, per che cosa? Per aver creato il danno? Questa è una cosa allucinante, come accade pure, onorevole, come accade pure, quando vediamo le famose buone uscite alle ferrovie, alle poste, e non ci venga a dire ma quello è privato, perché qua non è privato proprio niente. Cioè c'è gente che prende in mano un'azienda pubblica, anche se comunque è un po' privata, perché sia le poste che le ferrovie rientrano a metà strada, entrano con un debito di 100, la lasciano a meno 200, gli si dà volubre. Ma vi rendete conto? Questo è un paese che funziona sempre così. Se allora io non lo so come si fa a pagare. Cioè in un'azienda privata, anche la più piccola, e compreso me, cioè se io un giorno mi permetto a fare tutte le buste paghe sbagliate dall'azienda, ma che mi paga? Quello mi dà due calci al culo e mi fa pagare anche le sanzioni. Qua in Italia invece no, qua è il contrario, gli si dà il premio. Questa è l'assurdità, e non c'è l'indignazione del partito, né democratico, né del PD, di nessuno, perché sappiate, perché chi viene eletto alla Banca d'Italia, alla direzione della BCE, alla direzione di tutti gli altri istituti, lo fa la politica. Allora signori miei, chi si può fare la cazziata? Ce l'hanno messi loro. Niente, sto sbagliando? Perché se sto sbagliando mi corretto, è giusto che sia così. Perché questo, cioè, è la politica che li elegge. E dopo giustamente mica ci non si può andare. Allora la botta al cerchio e la botta. Poi per quanto riguarda sempre ai privilegi, io ritengo che sia arrivata l'ora che con tutti coloro che si vogliono impegnare in politica fanno due mandati e poi ritornano a casa a fare il proprio lavoro, perché non è un posto fisso quello della politica, questo assolutamente. E quindi questo può essere un elemento, non è, io ripeto, non è la soluzione, è un elemento che può essere preso in considerazione affinché ci sia il cosiddetto sdoganamento che diceva anche Aurelio nel creare anche opportunità ai giovani, Detto questo, scusate, io sono venuto lasciando l'ufficio e ci dovrò tornare. Detto questo, dico poi evasione fiscale. Ma signori, stiamo a parlare di evasione fiscale, ma di chi? Della parrucchiera che non ci fa la ricevuta dei 20 euro che ci siamo fatti capire? O dell'idraulico che gli avevamo dato i 50 euro che ci ha avuto a riparare? Anche. Arriviamo al dunque, l'altro dopo mi riallaccio, lo dico dopo. Allora dico, ma stiamo a parlare di questo. Quando dopo la politica ogni santissima sera da un programma divertente che sfricia la notizia, o altri ancora più importanti, che Fedele alla 7 o su Rai 3 quando fa la domenica. Cioè ogni santissimo giorno sentiamo lo scandalo dell'amministrazione del denaro pubblico. E allora ci permettiamo di dire a fare la pubblicità agenzia delle entrate, evasore, parassita. E allora un cittadino che deve dire alla politica che sono 50 anni che amministra il denaro pubblico in un modo proprio pazzesco, che deve dire? Così deve dire. Io sono stato a bomba, io racconto proprio gli ultimi, sono stato a bomba qualche settimana fa. Passo con un amico e dico, ma sto ponte come mai è morto? E tagli euro. Se ci sta una lite fra i due comuni, il pezzo, quello lo deve fare, hanno investito i soldi, se quanto ha costato? Ha fatto tagli, senza esagerare, forse 10 milioni di euro. Allora un ponte costruito con 10 milioni di euro, e posso pure sbagliare, se ne 10 sarà 7, sarà 5, ma anche se fosse uno. Ah, bello, complimenti. No, ma amico, io dico complimenti alla politica, che sia chiaro, io non gioco, se no perché dovessimo fare che mo tutti i problemi dell'Italia la creazione. Assolutamente. Però io dico, complimenti, che cosa abbiamo fatto con lui? Allora, non solo il cittadino ha pagato 10 milioni di euro, ma non si ritrova neanche l'opera pubblica e dobbiamo pagare uno che le va a Roma. Cioè ci rendiamo conto dell'assurdità, cioè dobbiamo pagare uno che lo va a rompere perché si deve demolire.
Allora dico, maledetto, finisco. Quindi cosa parliamo? Di evasione fiscale quando è prima la politica a non dimostrare serietà con il denaro pubblico, assolutamente. E poi dico, parliamo di sacrifici, allora io dico, io per l'amor di Dio fatturo e vado pure io perché sono il primo che lo ammette, per l'amor di Dio, io commento tutto, per l'amor di Dio. No, io si faccio, per l'amor di Dio, senza tutto, però dico, noi dobbiamo dare l'esempio, diamo un bel esempio. Questo è il discorso, diamo un bel esempio. Allora portiamo anche le retribuzioni di tutti i politici, di tutti coloro che rivestono le alte cariche, a uno stipendio cosiddetto normale, normale. Decidiamo quale possa essere, 3.000, 4.000, 5.000 euro, perché io penso che ci si possa campare in quest'Italia discretamente, quando ci sono giovani che con il precariato non riescono neanche a portare 700-800 euro. Allora dico, pensiamoci, diamo anche questo esempio, prima di dire al cittadino devi fare il sacrificio, allora dico no, non ci sto. Poi per quanto riguarda i fatti di Roma, io ho una lettura un po' diversa. La signora che mi ha preceduto mi trova d'accordo. Questa situazione secondo me è stata costruita a tavolino, nel senso che non ci dimentichiamo che i fatti di Piazza della Loggia, la strage di Bologna, non è che è nata per caso, perché i due pazzi volevano mettere una bomba. C'è dietro, e non si saprà mai, però dopo la verità, un progetto particolare. Allora, secondo me si è voluto, perché comunque questo governo sta attraversando un momento poco felice, poco popolare, poco di consenso. Allora, quale arma migliore era quella di far sì che un segmento della politica che comunque ci è vicina, quella di coloro che sono scesi in piazza, e dici criminalizziamoli. Allora, sicuramente coloro che hanno fatto queste azioni non ci appartengono, però sicuramente un Ministero degli Interni, reduce anche dell'esperienza di Genova, non ce lo dimentichiamo, avrebbe sicuramente potuto lavorare meglio ed evitare che qualcuno entrasse anche nelle chiese. Una cosa allucinante. Infatti se pensavo sì, quello più o meno se pescava poi gioca. Per quanto riguarda il piccolo inciso su De Dominici, io ritengo che anche su questo foglio c'è chi non ci deve essere, perché già è stato sospeso, e mi limito solo a dire questo. E sono il tesoriere del partito, quindi ho proprio tutte le carte per poterlo dire e non per sentire. Grazie Daniele. Dico solo per lui perché facciamo una prima. E dire come si può continuare a dire chi ci rappresenta, i parlamentari, chiede che il cittadino per avere diritto a una pensione deve lavorare 40 anni, mentre un parlamentare dopo 5 anni prende 3.000 euro di vitalizio. Ci sono casi veri di parlamentari che non hanno mai messo piede in tribunale e prendono 3.000 euro. Come partito, il PD si è votato già il 21 settembre 2010, presenti 5 e 25, hanno votato sì solo 22 persone. Non ha importanza che il partito era, che era il PD lo potrebbe riproporre, perché io avvocato, io dipendente, verso il contributo all'INPS vado a fare il parlamentare, continuo a versare i miei contributi a quell'ente. Non che devo prendere 3.000 euro quando qui. Solo questo. Io perfetto. Grazie. No, vedete voi, se devo parlare 10 minuti, un'ora, due ore. Cerco di essere sintetico, anche se quel poco che ha ascoltato ha introdotto l'intervento, ha introdotto già una quantità di argomenti, e comunque il momento è di tale rilevanza che varrebbe la pena appunto dibattere di molte cose. Ma io mi concentro all'osso e, come diceva, non mi ricordo, noi
che cosa proponiamo, questo è come pensiamo di uscire dalla situazione, questo è il punto, quello che dicevo. Perché ormai da un po' di tempo a questa parte, poi rispetto alla borsa in Italia, dico con precisione come stanno le cose, da un po' di tempo a questa parte non solo noi, i nostri iscritti, militanti eccetera, ma la generalità dei cittadini non vuole più sentirci dire che cos'è che non va, perché ormai che cos'è che non va l'hanno capito tutti. Attenzione, questa è una novità, non è una cosa che diamo, cioè il fatto che la gran parte dei cittadini è abbastanza consapevole di ciò che non va ed è abbastanza consapevole del fatto che ciò che non va dipende non esclusivamente ma anche da ciò che ha fatto e non ha fatto questo governo e del ruolo di Berlusconi eccetera. Questa è una novità. Voi ve lo ricordate fino a prima delle elezioni amministrative scorse? Ciò Berlusconi, il PDL, il centrodestra, la Lega, vincevano dappertutto fino a maggio, a fine maggio. C'era un livello di consenso, ricordate Tremonti che era al 60%, la Lega che cresceva, trend di crescita. Cioè noi siamo da alcuni mesi, da quando cioè. E attenzione, quello avveniva anche durante la recessione, quel tipo di da quando cioè si è manifestato questa tendenza al cambiamento nel modo che ricordiamo, che non sto qui a dire elezioni amministrative, referendum, e da quando è riesplosa la crisi sotto altri aspetti, sotto il profilo finanziario del debito pubblico, noi siamo in presenza di quello che tutti sappiamo, cioè di un crollo di consenso, di credibilità. Quindi io adesso questo non voglio dire niente, che ci è chiaro a tutti, soprattutto è chiaro a noi che stiamo qui. Che cosa proponiamo? Gian Moretti diceva non è questo quello che ci risolve diciamo, i problemi. Ora io sono d'accordo, ma sono d'accordo non perché quello che è scritto qui non va bene, perché quello che è scritto qui mi auguro che verrà letto, cioè è ampiamente condivisibile. Il problema è che noi viviamo in una fase storica nella quale la gravità della situazione del nostro paese, della nostra economia, della situazione sociale nel senso delle difficoltà, dei problemi, delle diseguaglianze, di chi non ce la fa e così via, e delle prospettive del nostro paese, e la gravità dall'altro lato della situazione diciamo della politica istituzionale, cioè questo tema dei costi della politica, dirò brevemente adesso, è arrivata a un punto tale che non è più possibile fare programmi di questo tipo, non è più possibile, o fare il programma dell'Unione del 2001-2006, 281 pagine, perché nel prossimo futuro tutte queste cose qua non sono, ai noi, realizzabili. Potrebbero essere realizzate alcune di queste cose e comunque, e non è solo un problema di priorità, il problema è il come, cioè in una fase nella quale la nostra economia, il sistema produttivo non cresce come sappiamo tutti ed è una cosa che ci trasciniamo da molti anni con qualche andamento migliore dell'attuale in alcune fasi storiche, guarda caso quando eravamo al governo noi, ma insomma in cui crescevamo 1,7, 1,8, 1,5, lasciamo perdere, anche lì forse non vi era una relazione direttissima. E in una fase nella quale è esploso il problema del debito, in cui quindi si chiede una correzione che significa esattamente fare un percorso inverso a quello che si è fatto negli ultimi 40 anni, è chiaro che i termini, i parametri di valutazione e di orientamento della politica, dei governi, cambiano totalmente. Noi questo dobbiamo gradualmente acquisire. Cioè quando vi era una fase espansiva, limitata, con qualche congiuntura, qualche periodo transitorio,
quasi sempre quando c'era una crisi, dopo poco tempo si intravedeva la possibilità di uscirne in qualche modo e comunque se ne usciva, eccetera, eccetera. E soprattutto quando vi era una fase di espansione della spesa pubblica, il ruolo della politica e dei governi era chiaro, quello di regolare la distribuzione della ricchezza, del reddito, di sistemare le pensioni piuttosto che l'andamento del pubblico impiego in termini reddituali, numerici, tutte le cose che abbiamo conosciuto in questi 30-40 anni. È quello magari di pensare, immaginare e poi decidere incentivi territoriali, settoriali per regolare questo o quel settore che comunque sostenevano la crescita della nostra economia. Oggi noi ci troviamo di fronte a due enormi problemi nel nostro paese. Se non rimuovi quali, non è che non ce la facciamo noi, non ce la fa nessuno. E questi due enormi problemi sono quelli di rimettere in moto la nostra economia e la crescita e di abbattere il debito pubblico. Sembrano cose, diciamo, semplici, ma sono cose di enorme difficoltà da affrontare, perché solo una parte dipende da noi, solo per una parte la soluzione dipende da noi, dipende dalla politica, dipende dai governi, di qualunque orientamento. Per altra parte dipende dall'orientamento che sintetizzo dentro la parola globalizzazione, di ciò che accade sui mercati finanziari, sul metodo di distribuzione del lavoro, della produzione, dei paesi emergenti, di ciò che, a cui abbiamo assistito in queste settimane, in questi mesi. Cioè l'altro giorno nel esaminare il famoso rendiconto che poi è stato bocciato alla Camera, che noi abbiamo esaminato prima al Senato, ho visto un dato, il dato degli interessi sul debito pubblico, anche in termini prospettici. Gli interessi sul debito pubblico erano nel 2009 70 miliardi di euro, nel 2014 saranno 95 miliardi di euro, in 4 anni, in 5 anni 25 miliardi di euro in più. 25 miliardi di euro in più è più o meno la manovra annua che stiamo facendo adesso. Punto primo. Punto secondo, il debito pubblico, vi do questi dati perché ci aiutano a capire la dimensione del problema. Il debito pubblico ammonta, come alcuni di voi sapranno, a 1.900 miliardi di euro, più o meno tanto quanto il prodotto interno lordo. Noi abbiamo l'obbligo europeo, avevamo l'obbligo europeo di tornare, di dimezzare le dimensioni di questo debito in rapporto al prodotto nel giro di 20 anni. Quindi dovremmo ridurre l'entità di questo debito di 3 punti all'anno, grosso modo. 3 punti all'anno sono 45-50 miliardi di euro di abbattimento del debito ogni anno. Dopodiché è esplosa la crisi sui mercati finanziari e si è prodotto ciò che abbiamo più o meno ascoltato e che veniva sintetizzato in quel numero, riguardante gli interessi sul debito. Noi si è fatta la manovra, adesso non sappiamo più o meno tutto, eccetera, per raddrizzare il deficit, non il debito, sul quale si incide in modo molto limitato. Il deficit è il saldo annuale del bilancio, il debito e l'ammontare complessivo. Nulla si è fatto sul mondo debitorio. Se noi vogliamo incidere e soprattutto metterci in regola nei confronti dei mercati e dell'Europa, noi dovremmo fare un'operazione straordinaria sul debito, ridurlo, sarebbe il caso, da subito, di 200 miliardi di euro. La manovra che abbiamo fatto, che abbiamo fatto, è di 60 miliardi di euro in 3 anni. E cercare di recuperare un po' di risorse per poter alimentare lo sviluppo, fare alcune delle cose che stanno scritte qua e che ci piacerebbe fare, unitamente al contributo che può venire dalla auspicata crescita della nostra economia. Ora voi capite che fare un percorso di questo tipo non lo fai facendo un nuovo governo, quale che esso sia, non lo facciamo né con l'Alleanza 3, né, lo facciamo solo acquisendo una consapevolezza della straordinarietà di questa fase storica, che naturalmente non possono pagare
i cittadini italiani non possono pagare le fasce meno abbienti, chi vive di lavoro, anzi noi abbiamo il dovere, oltre che sotto il profilo dell'equità, anche sotto il profilo della sostenibilità della nostra economia, di restituire qualcosa a chi vive di un reddito basso e il famoso ceto medio che regge tutte le società, le economie sviluppate, è sempre meno ceto medio e sempre più scivola verso qualche esempio, l'avrete sentito tutti quanti, una volta la famiglia di impiegati o di operai con due redditi, diciamo, normali dentro una casa, ti consentiva di programmare programmare molte cose, oggi non ti consente neanche di. Voi capite quindi che è un impegno da far tremare i polsi. Stiamo a zero? Non stiamo a zero in termini di proposte. Non stiamo a zero perché, per esempio, tra luglio e agosto noi ci siamo cimentati in una azione di contrasto e in una definizione di proposta che non è risolutiva, ma che costituisce la base sulla quale lavorare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e nel programma del Partito Democratico, quello di definire entro l'anno una proposta più definita che consenta di intravedere una qualche possibilità di aggredire questi problemi. E quali sono più o meno queste proposte? A parte che insomma chiunque le può visionare anche bene nel dettaglio, eccetera, ma grosso modo noi abbiamo articolato le proposte in questo modo e su questo vi trattengo qualche minuto. Punto primo, la spesa pubblica. La spesa pubblica è cresciuta durante gli anni Berlusconi dal 46 al 52-53% del prodotto interno lordo, mentre si facevano le manovre cresceva. Non ho il tempo per spiegarvi perché cresceva, ma vi garantisco che è un dato ufficiale, cresceva. Noi abbiamo il dovere di ridurre il peso dell'apparato pubblico, altrimenti non ce la faremo, non ce la possiamo fare. Noi ci siamo battuti per un metodo che era stato introdotto da Padoa-Schioppa e dal governo Prodi, eccetera, ma mai fino in fondo attuato, e che è l'unica soluzione per poter ridurre la spesa pubblica senza fare male, senza togliere ai cittadini, alle famiglie, agli enti locali, eccetera, che è il cosiddetto metodo della spending review, della revisione della spesa, che è una cosa seria, al di là adesso della parola, diciamo, complicata. Allora, noi abbiamo per esempio proposto che, a proposito della riduzione della spesa dei ministeri, che si faccia, primo, l'accorpamento degli uffici territoriali di governo. Il governo in ogni provincia ha 6 uffici territoriali, la prefettura, la questura, il tesoro, la motorizzazione, cioè ogni ministero, direzioni generali. Benissimo, in ogni provincia italiana si faccia un ufficio, significa una riduzione fortissima negli anni, ovviamente non la farei in un giorno, della presenza, del peso dello Stato sul territorio, una fase nella quale non c'è bisogno di questa pletora di apparati. Secondo, abbiamo detto, in Italia ci sono 3 agenzie fiscali: agenzia delle entrate, agenzia delle dogane, agenzia del territorio. Facciamone uno, quanti direttori generali, dirigenti, consulenti, sedi, qual è la ragione per la quale il cittadino italiano non può rivolgersi a un ufficio fiscale, non a 3 uffici fiscali? In Italia ci sono, tu fai il consulente del lavoro, 3 istituti di previdenza pubblici, cioè IMSS, IMDAP, INPGI, e poi c'era pure i post, mezzo abolito, quello della rete postale. L'hanno già abolito, ancora chiude totalmente, ma l'hanno abolito. L'hanno abolito, non l'avete. L'hanno abolito, non l'avete. Perché non se ne fa uno senza togliere? Non deve incidere sui diritti, ovviamente, questa cosa. Quanti direttori generali, direttori di settore, eccetera, eccetera, a favore della spesa pensionistica si può risparmiare? Si stima che l'accorpamento di questi uffici, di questi istituti di previdenza, insieme a quelli di può portare a un risparmio di 2-3 miliardi di euro all'anno. Tanto per fare una dimensione,
se si portasse al livello che dicevi tu, dicevo qualche altro, l'indennità dei parlamentari a livello europeo, poi vi racconto una cosa, vi dico su questo rapidamente, risparmieremmo a fronte di quei 3 miliardi a cui dicevo più o meno, a cui mi riferivo prima, solo sugli istituti di previdenza, senza toccare la spesa pensionistica, risparmieremmo qualcosa come 100 milioni di euro all'anno, una cosa del genere, portando la retribuzione dei parlamentari italiani a livello europeo, 5-6 mila euro al mese, una cosa del genere, diciamo così. No? Ma poi ci programma, certo che ci programma, che più o meno quello è. Stanno prendere 500 euro? Certamente, certamente. Signora, però noi dobbiamo evitare di fare le generalizzazioni. Allora, noi durante la manovra, signora, abbiamo proposto, scusami, allora io non ho stabilito l'indennità dei parlamentari, e io nei Vittorio di Cecco, l'abbiamo provato, stabilito là. Il Partito Democratico ha proposto dal 1 gennaio 2012, si è votato su questo, uno, l'eliminazione del vitalizio come abbiamo fatto qui in ambito regionale. C'è una proposta, anzi non una, due proposte nostre depositate a luglio e ad agosto, risulta, sono dati elementi ufficiali, che è stato votato nella commissione bilancio del Senato, poi è stato rifluito nella questione di fiducia alla Camera, non si è potuto fare, ma perché mettono la fiducia sempre, perché cioè, non ci stanno i numeri, e andate, lo sai quando andate a finire la votazione? 13-12, siamo 25 in commissione bilancio, 13 la maggioranza, 12 l'opposizione. Dentro il nostro programma c'è che i vitalizi dei parlamentari, che si prendano a 65 anni, non lo dico, è un'ingiustizia, ma si prende, se non è che dopo 5 anni uno prende il vitalizio, come si dice, lo prendi a 65 anni. Ma certo, ma è talmente evidente che quelle... Allora, vi racconto questo episodio. Io ho partecipato a un'assemblea di studenti a inizio di gennaio, l'occasione della Shoah, una bellissima assemblea, abbiamo discusso di queste cose, eccetera, i ragazzi hanno partecipato, alla fine il professore che ha organizzato questa cosa ha detto, vabbè, usted è senatore, qua, fategli qualche domanda, e naturalmente la domanda è andata là. Allora, quando io gli ho spiegato come era composta questa famosa, ma io non devo difendere, questa famosa indennità dei parlamentari, quando ho spiegato la cosa, quando sono arrivato al vitalizio e avevo argomenti, i famosi 13-14 mila euro, diciamo di adesso 13 più o meno, poco più, unità dei sussidi che ci siamo aumentati, sono state due riduzioni, ma è poco la riduzione, noi proponiamo una maggiore riduzione, dopodiché arrivi più o meno a quello che tu dicevi, di netto. Voi dovete sapere che noi versiamo, dici, ma noi che ce ne importa, 3-4 mila euro al mese tra nazionale, regionale, locale al partito. Dopodiché per stare a Roma è normale, per girare, io giro tutti i giorni quando sto qui, per girare spendi, e non è che te lo dai il partito, lo attingi dall'altra e così via, ti rimane 4-5 mila euro. Io in una riunione di partito ho detto, noi dobbiamo, con Bersani, ristretta, abbiamo parlato di costi della politica, ho detto, noi dobbiamo chiudere questa storia. Non è possibile che io, che facevo l'avvocato a un livello anche discreto, diciamo, buono, e avevo un reddito superiore a quello che ho oggi, signore, io personalmente, vado in giro e mi devo sentire gli occhi che dicono, ma tu che cosa stai prendendo? Cosa che non ho stabilito io. Io vorrei prendere, se possibile, fin quando farò il parlamentare, 4-5 mila euro al mese, è troppo, e quando prende un dirigente di un'azienda, di un dirigente pubblico, più o meno, credo che un parlamentare sia assimilabile. E dopodiché io porto le spese del vitto, dell'alloggio, del collaboratore, quello che mi spetta, e me lo rimborsi come te lo rimborsano al dirigente pubblico, al dirigente privato, punto, chiudiamola questa storia. Io sono, perché se noi andiamo al governo facciamo una riforma di questo tipo,
e basta, in modo tale che si tolga questa anomalia e che il vitalizio, noi l'abbiamo proposto, questo è votato e lo dobbiamo fare, venga trasformato in metodo contributivo come tutti gli altri lavoratori. Dopodiché possiamo chiedere qualche altro sacrificio in termini di età di pensionamento, dopo lo possiamo chiedere, non prima. Noi, quando dico noi in questo caso, dico il Parlamento italiano, non può chiedere neanche un euro sulle pensioni se prima non fa l'operazione sui vitalizi. Questa cosa, ma noi l'abbiamo detto questo e l'abbiamo fatto votare, signora. È quello che mi fa in cavolo, questo dire, questa nebulosa, siete tutti uguali. Non è vero che siamo tutti uguali. Dopodiché vogliamo parlare dei costi della politica? E dei costi dell'apparato pubblico, di come si deve cambiare alla radice questo stato di cose. Quando io fui relatore della finanziaria nel 2007, noi mettemmo lì una norma sul tetto all'indennità dei manager pubblici. In questo nostro paese ci sono migliaia di persone, migliaia, molto molto di più dei parlamentari, dei consiglieri regionali, sui quali bisogna fare quell'operazione, quindi non è per allontanare, che prendono 500-700 mila euro all'anno, 1 milione di euro all'anno, 1,5 milioni di euro all'anno. Lo sapete, le authority, io che ero relatore, quindi avevo in mano le carte, fui, non sono mai stato corteggiato in vita mia da nessuno come dai grandi manager di Stato in quel periodo, novembre 2007. Fui chiamato da tutti, dall'amministratore delle poste, dai presidenti dell'autority, mi chiamavano i membri del governo, ma non si può aggiustare questa norma. Lo sapete che c'era scritto questa norma? C'era scritto che i manager pubblici non possono prendere più di, udite, due volte il primo presidente di Cassazione, cioè mettevamo un tetto di 400.350-400.000 euro all'anno. Si è finito il mondo. Dopodiché il primo decreto che ha fatto, quello è legge, il primo decreto che ha fatto Berlusconi è stata abolita quella norma. Così stanno le cose. Guardate che se si vuole cambiare questo paese, questo è una cosa, occorre una battaglia seria. Vogliamo parlare di evasione fiscale, che è uno dei problemi più seri che noi abbiamo. Non ce la faremo a ridurre le tasse ai lavoratori, ai giovani, alle imprese, a fare l'operazione sul cuneo fiscale contributivo che, come tu sai, il governo Prodi aveva iniziato a fare poco, ma l'unica riduzione di imposte IRAP, l'unica di un punto e mezzo quando fu, la facemmo noi nel 2007. Non ce la facciamo se un pezzo importante di evasione fiscale non riemerge. Ora a me Visco sta sulle scatole, qua lo posso dire, non mi piace. Non mi piace il suo modo di fare, non mi piace come parla, non mi piace come si presenta, è truce, ti dà l'idea, ci ha fatto perdere una montagna di voti. Ma lo sapete come si fa la lotta all'evasione fiscale? Come sta facendo lui? Non c'è dubbio su questo. E non dirmi che non è così con la tracciabilità dei pagamenti che noi abbiamo insistentemente riproposto durante le manovre di luglio e di agosto. Tracciabilità di pagamenti significa una cosa molto semplice, che tutti i pagamenti da parte di chiunque si fa con la carta di credito, con l'assegno bancario, con l'assegno circolare, e voglio vedere se emerge. Se emerge. Dici, ma voi costringete le vecchiette che non hanno la carta, ma quale vecchiette? Abbiamo detto 1000 euro per una di riciclaggio e 300 euro, ma a parte che anche le vecchiette se vanno alla posta oggi è abbastanza facile, le vecchiette ce l'hanno, i figli, il marito, il nipote e così via. Quello, dopodiché abbiamo fatto una proposta semplice, riprendendo l'elaborazione di quel periodo storico, si metta sulle dichiarazioni dei redditi il patrimonio, l'evoluzione del patrimonio, per vedere se ridà. Io ho detto a qualcuno, se voi prendete le mie dichiarazioni delle mie, Giovanni Legnini, da professionista, da parlamentare, e raffrontate la mia situazione patrimoniale, mia, di mia moglie, dei miei figli, con la dichiarazione dei redditi, ridà,
ci avanza, diciamo, quello che ho consumato per vivere una vita normale. Ridà. Se fate un raffronto tra la dichiarazione del reddito di una grande platea di contribuenti italiani e la situazione patrimoniale al netto dell'eredità, non ridà. È possibile che il fisco italiano non riesca a controllare questa cosa elementare, cioè che il reddito e il patrimonio vanno insieme, più o meno, al netto delle donazioni, delle successioni, delle vincite dall'otto e così via. Cioè, non voglio farla lunga, se si vuole fare la lotta all'evasione, costa consenso, costa, devi fare una battaglia se vuoi riformare lo Stato, se vuoi ridurre i costi, se vuoi combattere l'evasione fiscale, se vuoi abbattere le corporazioni. In Italia perché non si fa la liberalizzazione e la privatizzazione? Perché non si fa? Appena arriva nel nostro Parlamento una norma che riguarda l'apertura dei mercati chiusi, poi si può discutere degli ordini, i medici, gli avvocati, la cosa. Appena fai una proposta di questo tipo, noi tutti veniamo sommersi, veniamo contattati. Quando discutemmo il decreto Bersani-Visco nel luglio del 2006 che conteneva le liberalizzazioni, cose cosucce. Farmacie, i tassisti, i panifici, era il primo passo. Noi vivemmo un mese di assedio nel Parlamento, forse voi non lo ricordate. Roma fu bloccata un giorno dai tassisti, un giorno dai farmacisti, un giorno da quello, un giorno da quell'altro. Far aprire, mettere in moto la nostra economia richiede una battaglia forte. Poi si può pure sbagliare qualche volta, perché non è materia semplice, non è che se fai quello che dice l'Unione Europea liberalizza tutto, cioè, ci sono i balneatori, stanno incazzati neri perché secondo la normativa europea attuale dovrebbe andare tutto all'asta. Perdono la concessione, è sicuro che è così, che va bene? Io ho molti dubbi, secondo me non va bene, ma anche lì qualcosina bisogna pur fare, perché ci saranno pure dei balneatori che fanno tanto sacrificio, insomma qualcosa bisogna fare pure lì, non far perdere la concessione a chi ce l'ha, la famiglia. Non voglio farla, mi voglio fermare qua, ma io vi sto dando l'idea del fatto che se noi vogliamo cambiare questo cavolo di paese, altro che partito liquido, partito quello, cioè occorre un partito che si mette l'elmetto e una coalizione che si mette l'elmetto e che fa un cambiamento storico nel nostro paese. Questa è la posta in gioco, questa è, dice, ma qual è il momento di cambiare? Adesso! E sapete perché adesso si può fare? E del 2006 non ci siamo riusciti a farlo e nel 96 non ci siamo, perché abbiamo fatto molte cose buone secondo il mio punto di vista, molto meglio di quello che hanno fatto gli altri, perché all'epoca la consapevolezza, l'urgenza, la necessità di un cambiamento profondo e radicale non c'era in mezzo ai cittadini, non c'era, non era maturo, i nostri dicevano che non bisognava fare certe cose. Se tu vai in quello che dicevi tu, quei privilegi di vedere pure d'accordo, ma i sindacati, compresa la CGIL, ci assalgono. Dobbiamo avere coraggio, se no. Oh, è quello che sto dicendo io. Il riformismo. Oggi se tu dici, io non lo so se è vero, ma se tu dici che c'è una quota di privilegiati in mezzo ai postali piuttosto che a quelli o della ferrovia e ci stanno, oggi probabilmente ti prendi qualche applauso. Fino a 10 anni fa o a 5 anni fa ti dicevano, ma tu perché non vai a rompere le scatole a quelli? E i sindacati ti bloccavano tutto. Vi racconto questo episodio e mi fermo. Qua sempre durante quei 20 mesi così martoriati fece l'accorpamento degli uffici del tesoro e del, come si chiamava quella? C'erano due uffici del Ministero dell'Economia periferici, tesoro e ragioneria generale, tesoro erano dello stesso, si fece una riformina
mettiamo insieme questi due uffici, facciamo una consultazione, 40 sigle sindacali ad opporsi, 40 di numero, ce l'ho io in commissione, del pubblico impiego, tutti contro questa riformina. Altre che il libro, cioè noi quando, e concludo veramente, è così Pascale, quando noi diciamo le alleanze, è chiaro che non è sufficiente l'alleanza con Di Pietro e con il Vendola, non ce la facciamo, ma non ce la facciamo non a vincere le elezioni, perché forse ce la facciamo lo stesso, più per demerito altrui che per merito di una coalizione di questo. Non ce lo facciamo a cambiare questo paese se non c'è un governo largo, un consenso, che non è il governo di transizione, io sono quelli che si vada a votare su, sono tra quelli che penso che si vada a votare su, che non è la legge elettorale che si deve cambiare, cioè, che si deve urgentemente cambiare, perché all'origine del blocco del sistema politico italiano c'è questa legge elettorale, stanno sotto ricatto quelli, tutti sotto ricatto, e la legge elettorale è una mia previsione, non si cambierà purtroppo per la semplice ragione che Berlusconi, non perché noi non abbiamo una proposta buona, si può discutere, noi ce l'abbiamo la proposta, che è quella di ripristinare con legge elettorale e di farlo con un sistema che forse no, si collegio uninominale. Io sono però capisco le controindicazioni, non si cambierà, ho concluso, perché Berlusconi e Bossi, se Berlusconi e Bossi, non altri, Berlusconi e Bossi come stanno oggi, se perdono questo potere di stabilire loro chi fa il deputato e chi fa il senatore, è finita, domani mattina è finita. Se domani mattina si apre per davvero, a parte che si sta discutendo la riforma elettorale al Senato, ma non andrà avanti, se domani mattina la maggioranza e l'opposizione dicessero sì, entro gennaio si cambia la legge elettorale, il governo cade dopo un minuto. E questo è il motivo per cui si cade. Si va con la vecchia legge elettorale. Però senatore, il tuo mandato non è di capire. Sono d'accordo.